ed è nelle migliori, ed è disponibile nelle migliori librerie, la seconda edizione della Dieta Perfetta, un manuale utile per conoscere i principi energetici basilari per una buona alimentazione. Autori della Dieta Perfetta, edito da Hobby & Work, sono il nutrizionista Salvatore Baiamonte e lo chef Joseph Puma, che ascoltiamo insieme al biologo Dino Virgone al microfono di Carmelo Lazzaro. Cosa contiene questa seconda edizione della sua pubblicazione? E per presentare la seconda edizione del mio libro vorrei fare riferimento a un bravo avvocato di Agrigento, che è l'avvocato Salvatore Pennica, che ringrazio per avermi dato il permesso di dire il suo nome. Tempo fa, l'avvocato Pennica, io ho fatto due tipi di diete, una dieta mediterranea, che segue i principi del mio libro, e una dieta a zona. Quello che vorrei comunicare a Salvatore, a tutti i telespettatori, è che tutte le diete hanno in comune la caratteristica di essere tipo ipocalorico, normocalorico e ipercalorico. Quindi sia la dieta Atkins, la dieta Zona, la dieta mediterranea, la dieta Skinny Beach o la dieta Low Carb hanno la caratteristica di essere diete tipo ipocalorico, che ha una quantità di calorie, di chilocalorie che va da 1000 a 1400, le diete normocaloriche da 1400, 1500 fino a 2000 chilocalorie, le diete ipercaloriche da 2000 fino a 2500, addirittura fino a 3000 chilocalorie. Quello che voglio comunicare con il mio libro è alla fine che il sapore di un buon gelato o il gusto di una bistecca di carne a livello di energia sono la stessa cosa, cioè tutti i nutrienti della carne, tutti i nutrienti del gelato convergono nel ciclo di Krebs e nella fosforilazione ossidativa. E per questo motivo loro devono rispettare, si deve rispettare il primo e secondo principio della termodinamica. Questo primo principio e secondo principio della termodinamica io li ho inglobati, li ho sintetizzati nel concetto di metabolismo basale. Metabolismo basale che deve essere considerato come il nostro migliore amico o migliore alleato durante la dieta, o addirittura il nostro migliore angelo custode. Il metabolismo basale, secondo il mio principio, è quell'energia di base che a riposo lavora per dare ordine al nostro organismo, ordine che poi viene trasferito in disordine verso l'esterno. Cioè, l'energia che al riposo abbiamo un'energia particolare che crea ordine. Quell'energia rispetta il primo principio della termodinamica. Questa energia poi viene trasferita all'esterno con disordine. Immaginiamo per esempio alle molecole di acqua e le molecole di anidride carbonica che sono il prodotto finale dell'ossidazione. Durante l'espirazione l'anidride carbonica e l'acqua escono nell'atmosfera esterna. Nell'atmosfera esterna praticamente è un sistema particolare che è molto più grande rispetto a quello che è l'organismo umano. Quindi le molecole d'acqua e le molecole di anidride carbonica avranno più gradi di libertà e maggior possibilità di permutare. Forse sembra una teoria complessa, ma effettivamente l'ho resa molto semplice nel mio libro, tant'è vero che questa teoria è stata accettata dalla comunità scientifica internazionale. Infatti il libro è stato tradotto in Francia dalla più prestigiosa casa editrice che si occupa di pubblicazioni scientifiche. Per mangiare sano, cosa è consigliabile? Quali sono gli alimenti per la dieta perfetta? La dieta perfetta esiste in quanto bisogna solo esclusivamente racchiudere in una portata o in più portate gli elementi giusti, recando tutti quei principi nutritivi che servono per far sì il benessere fisico. Il mio compito qual è stato? Quello di effettivamente prendere in ordine tutte le direttive date dal dottore Baiamonte ed esprimere alcune ricette che abbiamo racchiuso tutto in questo libro affinché tutti possiate preparare e divertirvi allo stesso tempo. Un libro che si presenta ancor più interessante e ricco di contenuti. Suggerisco infatti di leggerlo per la semplicità con la quale ciascuno può attribuire un corretto valore proprio all'alimentazione. A volte ci si avventura in diete fai da te, diete che fanno solo danno al nostro metabolismo. È più semplice rivolgersi ad un nutrizionista che in modo concreto e semplice può suggerire una dieta appunto adatta al nostro metabolismo. Questo libro lo potete trovare e soprattutto nelle migliori librerie.